ci colleghiamo con Antonio Folle. Iso pazzo, ah, iso pazzo, e voglio essere chi voglio, esci da fuori da casa mia. E so benvenuti porobo, 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 po. Un cistassato cazzo. Antonio! Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno Folle, come stai? Bene, grazie, un po' raffreddato, dai. Vabbè, è il tempo che va così. Vabbè, Antonio, che cosa io in questa sera, in questa notte d'amore che abbiamo passato insieme. Antonio, di che cosa vogliamo parlare? Guarda Mario, oggi noi parliamo di una vicenda molto molto particolare, molto triste, vorrei dire. Io ho già preannunciato una mezza cosa, Certo, la nostra trasmissione, noi ci siamo occupati spesso di faccende che riguardano il sociale, lo ricorderai, la vicenda della bambina non vedente, sì, è stata emblematica. Ecco, andiamo a trattare un'altra vicenda molto triste accaduta nella provincia di Napoli. Sì. Parliamo di Anna Maria, una bambina di 7 anni affetta, sì, da sindrome di Down, che è stata cacciata, allontanata da una ludoteca di Pomigliano d'Arco per la colpa di aver rotto degli occhiali di una bambina giocando. Mamma mia! Ecco, in pratica questa bambina, che in quel momento è diventato un orco cattivo, è stata allontanata dalle maestre perché... Chi è che ha scritto sta cosa? Questo gesto grave. Ho trovato un post su Facebook di Vittorio Galletti. In pratica è lo zio della, sì, bambina. Allora, siccome la redazione di Ci metto la voce è ovunque, già abbiamo al telefono lo zio Vittorio. Buongiorno. Salve, buongiorno. Benvenuto su Radio.0. Il nostro giornalista ci ha segnalato questo post. Vogliamo dire un po' come stanno le cose? Esatto, ci tengo a precisare, io mi chiamo Carmine, non Vittorio, quello è il profilo di mio figlio. Ah, perdonami. Quindi dopo alla quale comunque io ieri ho scritto un semplice sfogo di parente di questa bambina affetta da questa sindrome Down. Ok, allora Carmine, vai. Ne spiego subito, non è una cosa diretta verso la ludoteca, io ho scritto questo semplice sfogo per rabbia, ma non per attaccare sia la ludoteca o tutto quanto altro, perché questa cosa ieri ha fatto il giro del web, è stata pubblicata su tutto Pomigliano. Ci sono stati molti contatti anche da parte amministrativa. Io non ne voglio fare una guerra politica assolutamente, ma c'è il fatto che comunque la bambina è stata allontanata dalla scuola. Perché? È un dato di fatto. Perché? Allora, io ci tengo a precisare che i bambini che hanno questa sindrome sono un poco più accelerati come bambini, ma la parola violenza non va applicata, perché se automaticamente io domani porto mio figlio che automaticamente è un diversamente abile, la scuola che automaticamente si prende questa responsabilità deve sapere che non è un bambino normale. Anna Maria non è una bambina normale. Vabbè, abbiamo visto la foto, quindi? Trattare in quel modo a me ha dato letteralmente fastidio, dico la sincera verità, perché io sono un ragazzo, sono un ex atleta, ho fatto il professionista del ciclismo e ad Afragola abbiamo organizzato addirittura un evento per questi bambini, cioè proprio per buttarli nel sociale. Io avrei preferito che la scuola si sarebbe comportata in un modo diverso, perché per grazia di Dio il comune di Pomigliano, l'amministrazione di Pomigliano lavora in un modo impeccabile, lo dico con il massimo rispetto di quelli che comandano il comune di Pomigliano, perché Anna Maria il periodo di agosto è andata al campo scuola e il comune di Pomigliano gli ha donato un volontario, sì, e andava alle 8 di mattina e usciva alle 5 di pomeriggio. La ludoteca è 2 ore al giorno perché la mamma e il padre sono disoccupati, vivono in miseria e la portavano lì per dargli da mangiare, perché nella famiglia di mia cognata, oltre ad avere il problema con la sindrome Down, combattono con una mia nipote che ha 20 anni con una leucemia da 3 anni ed ha avuto anche il trapianto. E allora il discorso qual è? Non ci deve essere compassione magari per le persone che hanno malattia, che devono colpire le persone. Le persone che devono colpire sono queste che sono affette da queste cose, perché non voglio usare una parola troppo pesante. Parla, dico tutto quello che vuoi, parla, dillo. Devono far parte della società, devono essere integrati. Io sarei stato più contento che la scuola avrebbe chiamato mia cognata e avrebbe detto: guarda, per tenere la bambina noi non abbiamo bisogno di 1.000 lire al mese, ma ce ne vogliono 2.000 perché la bambina ha bisogno di un assistente. Oppure loro che gestiscono
questa ludoteca, dovevano andare al comune, parlare con gli addetti ai lavori, guarda, ma per due ore, siccome questa bambina è un poco più accelerata di gas, avesse qualche volontario. Va bene. Allora, io ti dico una cosa, io ho conosciuto il sindaco di Pomigliano Nello Russo, che è una persona squisita, e qui non faccio politica, a me della politica non interessa un tubo. Ho conosciuto Mattia De Cicco, l'assessore alle politiche sociali, è altrettanto una persona a modo e che è vicino a queste cose, lo ha dimostrato con Mara, che è una cittadina non di Pomigliano, la non vedente, che è stata ripresa a scuola grazie a Radio.0. Si attiva per lanciare il messaggio nell'etere, cioè su internet e ovunque, perché con una denuncia fatta alla radio, la voce disperata di un urlo che è quello dello zio, perché il papà è disoccupato e già pensa ai cavoli propri, una figlia malata di leucemia e un'altra figlia down allontanata dalla scuola per un futile motivo, tra l'altro da una ludoteca, per un futile motivo. Con tutto il rispetto, a noi ste cose stanno proprio sullo stomaco e quindi le dobbiamo mandare giù. E infatti, ma io ieri sono andato lì proprio di persona, perché poi ho avuto anche qualche attacco sul web, magari che volesse... Fregatene degli attacchi sul web. Il momento in cui, perché anche mio figlio frequenta quella ludoteca, dice: come mai tu non hai ritirato il bambino? Ma perché devo ritirare il bambino? Qua non se ne fa una faccenda personale, io voglio i diritti dei bambini che hanno queste sindrome. Va bene. Hai chiamato alla giusta radio, stai tranquillo, fregatene dei commenti. Maltrattano i bambini, non vorrei confondere le cose, perché qualche giornalista mi ha scritto in privato, dice: come mai però tu hai portato ieri tuo figlio alla ludoteca e non lo hai ritirato? E non è un giornalista, te lo dico io che non è un giornalista. Mia nipote non ha subito nessun atto di violenza, mia nipote è stata semplicemente allontanata per la sindrome che ha, perché se fosse stato un bambino normale, magari tutto questo non sarebbe successo. Carmine, ci vediamo oggi alle 3 e vengo a recuperare un po' di notizie più dettagliate, perché noi domani noi abbiamo anche il numero della ludoteca, ci siamo già attivati, ho il numero di Mattia, il numero del sindaco. Io ci tengo a precisare, perché io non ho assolutamente fatto il nome della ludoteca, quando magari si sente in giro, è normale che uno più due fa tre, ci sia arrivati a quella che potesse essere la ludoteca, però ci tengo a... No, ma il problema, noi non stiamo attaccando la ludoteca, attenzione. Il mio comportamento è stato quello di zio, perché io 7 anni fa, quando non avevo mia nipote, non sapevo cosa potesse essere e significare avere una bambina con certe problematiche. E adesso io ci rendo e so, e tutto quello che io ho fatto già precedentemente con i bambini, organizzando mini olimpiadi, manifestazioni, queste sono cose che potessero... Carmine! Anche se potessero avere alcuni. Carmine, stai tranquillo. I propri diritti devono essere trattati come bambini normali. Tu hai un bar, vero? Non sono loro, siamo noi gli handicappati. Bravo, 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 hai detto la parola giusta, siamo noi, i disabili siamo noi. Rasserenati, stai tranquillo, non ti preoccupare, ti stiamo vicino, ti diamo una mano, noi di Radio.0 ci metto la voce, il programma parla proprio di questo, ci metto la voce, ce l'hai messa tu, adesso iniziamo noi, ok? Che cosa c'è da dire? Antonio? Sei là, caro. Che cosa c'è da dire su questa cosa? C'è solo da dire forza Anna Maria e andiamo avanti. Va bene, io intanto oggi pomeriggio vado al bar da Carmine e vado a prendermi quest'altro caso. Hanno voglia di dire: ma perché non lo fai i fatti tuoi? Questi sono i fatti miei, quelli di stare vicino alla gente che non ha la forza, non ha la voce, nonostante urli, per farsi sentire. E noi ci pensiamo noi. Oh no, dell'amore. Esatto, è così. Grazie Antonio per averci segnalato sta cosa, grazie. Ciao, buona giornata. Ciao, a domani.